Siamo qui con la cittadina Paola Nugnes e vorremmo rivolgere alcune domande. La domanda che insomma ci siamo posti sono quattro domande. La prima è: cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle della legge Terra dei Fuochi? Sì, il decreto della Terra dei Fuochi che è venuto fuori dalla maggioranza dopo un grandissimo ambaraban mediatico che hanno fatto sulle nostre terre è un decretino, come è stato denominato, ossia un decreto che non porta proprio a nulla, non ci sono delle soluzioni strutturali, non come quelle sulla legge dei delitti ambientali a firma Micillo per esempio, né come quella per la riorganizzazione e l'interforze che ho presentato al Senato a mia prima firma. È una soluzione non soluzione. L'unica cosa che si introduce di nuovo è questo delitto sull'incendio dei roghi. Per quanto riguarda le soluzioni, si inviano 850 uomini dell'esercito che non si sono visti sulla Terra dei Fuochi, ma qualcuno ha avuto modo di vederli a Piazza del Plebiscito a Napoli. Grazie. La seconda è: la raccolta differenziata e il compostaggio domestico potrebbero rappresentare una soluzione all'inceneritore e perché? Vabbè, questa domanda è facilissima, è una domanda per vincere facile. Chiaramente noi sono 7 anni che andiamo ribadendo come Movimento 5 Stelle che non esiste il rifiuto è materia prima, seconda che va recuperata totalmente. L'inceneritore è sicuramente un'industria inquinante di prima categoria, molto impattante per il territorio, ma è anche un distruttore di materia e questo comporta il fatto che altra materia dovrà essere poi costruita e quindi con un altro consumo di materia per il globo. Noi dobbiamo recuperare tutta la materia e quella del compostaggio è una materia importantissima per i nostri territori, soprattutto per le bonifiche, quindi è una materia che ci serve per dare nuova vitalità ai terreni agricoli. Come è nata l'idea del distretto del riciclo? Guarda, è l'idea del distretto del riciclo nasce da lontano, perché appunto sono dal 2007 che noi ci interroghiamo su che tipo di soluzioni poter avere per queste ecoballe, che sono un problema unico al mondo che si è venuto a mostrare all'attenzione di tutti a livello globale. Noi facevamo parte già come meetup del coordinamento del forum rifiuti regionale con Canapini e Viale e all'epoca si creò un bellissimo dibattito su questa faccenda e avemmo modo di ascoltare tecnici da tutte le parti del mondo, di Europa e d'Italia e si è formata questa possibilità, l'idea di questa possibilità di poter recuperare la materia presente in queste balle. L'ultima è bella e tendenziosa, per lei il Movimento 5 Stelle è pronto a governare? In un anno noi abbiamo fatto dei passi da gigante, sia come cittadini parlamentari, sia come attivisti di base. Il movimento è cresciuto tantissimo, chiaramente l'esigenza di crescere è dovuta all'urgenza di riformare la politica. Siamo cittadini, semplici cittadini che portano le proprie competenze sul tavolo della discussione e con quelle cerchiamo di trovare soluzioni. Se avessimo una politica che ci rappresenta, saremmo rimasti nei nostri studi, nei nostri uffici, nelle nostre case, avremmo fatto una partecipazione collaborativa con la politica, ma è urgente, è necessario diventare invece ed essere un movimento capace di governare e devo dire a questo punto che lo siamo diventati. Paola, ti ringraziamo per la concessione, grazie, vinceremo indubbiamente.